Ciao ragazzi, bentornati o benvenuti nel mio canale YouTube. Eccoci qui con un'altra puntatona riguardante la GoPro Fusion che ci sta facendo passare delle vacanze di Natale fantastiche quest'anno, perché ci sono un sacco di test che sto facendo e sono sempre più soddisfatto di questa telecamera, anche per la sua stabilizzazione interna, perché mi sta stupendo quanto stabile sia l'immagine nonostante io in questo caso stia camminando, al di fuori del fatto che è fantastica perché si riesce addirittura a togliere il bastone dall'inquadratura e tutto quanto. Mi ha veramente colpito la stabilità dell'immagine, giusto perché siamo all'interno di un boschetto che stiamo ritornando nei dintorni di casa. Volevo mostrarvi anche la differenza luce ombra che avevamo visto l'altra volta, ma la cosa che mi interessava farvi vedere principalmente era un'altra in questa puntatona dedicata alla GoPro Fusion 360. Era la distanza, quindi riprendo in mano il mio super metro, appoggio la telecamera a terra qui in mezzo. Questa volta il test lo facciamo un po' più all'ombra, ma vedrete che cambierà veramente poco. E prendiamo il nostro metro e riprendiamo i nostri 60 centimetri, ovvero la distanza del nostro pole. La distanza del nostro pole perché? Perché questa cosa del 360 mi fa... è incredibile, perché queste due sfere che si uniscono, quindi le due, diciamo, visioni della telecamera che si uniscono e vanno a cucirsi tra una sfera e l'altra, riescono perfettamente in questa banda qua a non creare nessun tipo di distorsione, neanche a distanze ravvicinate, come vi avevo già mostrato nel video precedente. Se non l'avete visto, andate nell'info box e andate a darci un'occhiata, perché merita veramente tanto, vi fa capire le varie funzionalità della GoPro. In questo caso cosa faccio? Prendo il mio metro e provo a mettermi verticalmente sopra alla telecamera. Io in questo caso sto guardando perfettamente sopra alla telecamera, sono a una distanza di 60 centimetri dalla parte superiore della telecamera, quindi non ho nessuna telecamera che mi sta guardando, ma come vedete il risultato comunque, anche spostandomi, rimane, lo valuterete voi perché io in realtà lo sto facendo per la prima volta questo test a 60 centimetri. Provo anche ad avvicinarmi verso i 40 centimetri anche in questo caso. Credo che nessun'altra telecamera 360 gradi con uno stitching veloce come questo qui della GoPro Fusion, grazie a Fusion Studio, credo che nessun'altra telecamera sia in grado di fare uno stitching del genere in questo momento. Tra l'altro, una cosa che non vi ho detto nel primo di questi test è la figata, lo noto adesso, lo sapevo ma mi è venuto in mente ora perché lo vedo, del display retroilluminato, quindi anche in questo momento io riesco benissimo a vedere che sono a 3 minuti e mezzo di ripresa, cosa che vuol dire che devo sbrigarmi, perché il problema principale di questa telecamera è la post produzione che Fusion Studio deve fare all'interno della nostra GoPro. Ultimissimo test di questa Fusion, chiudo il cavalletto, ok, e faccio lo stesso identico test ma in questa posizione, ovvero sto puntando il pole verso la mia faccia, quindi ciò che vedo io in questo momento è il sedere, il finale del bastone, non vedo nessuna delle due telecamere, tant'è che mi chiedo come cavolo faccia a riuscire a riprendere la mia faccia, e sono circa una distanza di un metro dalle lenti, mettiamola così. Se mi avvicino, praticamente sono ora appoggiato al pole con il mento, e questo è l'altro test e l'altro esperimento che volevo fare con voi. Quindi abbiamo capito che in qualsiasi posizione noi andiamo a mettere la nostra telecamera, riusciamo tranquillamente ad utilizzarla a 360 gradi, a patto insomma che non ci andiamo ad avvicinare oltre il mezzo metro. Ma ragazzi, cioè, è fantascienza. Io con gli altri programmi
di post-produzione che utilizzavo, dovevo diventare pazzo, cioè con Autopan, con VR3 Mystica, dovevo diventare pazzo per mettere a posto ciò in post-produzione. Questa volta invece è diventato tutto di una semplicità disarmante, veramente disarmante. GoPro, una Fusion disarmante. Potrei mettere questo come titolo del video. Va bene, non mi resta che salutarvi. Spero che vi sia piaciuto anche questo piccolo test della nuova nata in casa GoPro. Iscrivetevi al mio canale se non vi siete ancora iscritti. Aspettatevi degli altri video, perché Fusion ci darà un sacco di soddisfazioni. Se non avete visto i video precedenti, tornate indietro e date un'occhiata nell'info box a tutti gli altri video che ho già pubblicato sul canale. Condividete il video se vi è piaciuto. Non so se ve l'ho già detto, iscrivetevi al canale, cliccate mi piace su questo video e ci vediamo con il prossimo test tutorial Fusion. Ciao ragazzi, buona giornata!